palla buona. Mettiamoci qua, prendiamo da questa parte, andiamo. Dopo aver lasciato il manto erboso del nuovo di Via Olimpia, dove hanno giocato i nostri ragazzi esordienti in contemporanea con il Faieta Calcio, due formazioni in contemporanea sempre con il Faieta Calcio, e per la cronaca ha vinto gli esordienti della Virtus Castelfrentano con la combinazione di punteggio 2-1. Adesso mi trovo della vittoria di Via Nazionale. Da questo lato sono gli allievi di mister Gabriele Di Felice, il nostro coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile. Oggi è martedì, ripresa degli allenamenti per i nostri allievi da questo lato. C'è anche Pitbull. Tutti in forma state, ragazzi? Bravi. Dopo stanno i bocconotti. Sì, sì. A fine allenamento saranno consegnati una confezione di bocconotti per ogni tesserato, offerto dallo sponsor Bottega del Bocconotto. Bottega del Bocconotto di via Frentana, Castelfrentano. Nostro socio Pieri. Da quest'altro lato invece ci sono i ragazzi dei giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio. Ecco, vediamo Manuele, autore della rete di domenica scorsa a Chieti Scalo. Anche per loro è la ripresa degli allenamenti dopo la gara di domenica a Chieti Scalo, dove hanno giocato con il River Chieti. River Chieti 95, perdendo per 3-1. La rete per la Virtus Castelfrentano ad opera di caporale Emanuele. Invece stessa sorte anche per gli allievi, sempre domenica mattina hanno giocato in casa contro il River Chieti 95, perdendo per 4-2. I nostri marcatori è stato Teddy Mata, il nostro capitano, che ha realizzato una doppietta, uno sul rigore e uno su azione. C'era un altro rigore sempre sul fallo addosso a lui, ma la gara va così, ce la prendiamo com'è. Alla prossima gara in trasferta a Chieti per gli allievi di mister Gabriele Di Felice contro la giovanile Chieti, gara fissata per domenica mattina alle ore 11 presso lo stadio, l'impianto sportivo Sant'Anna di Chieti. Mentre i nostri giovanissimi giocheranno lunedì in casa alle ore 15:30 contro il Ripa 2007. Mi pare che sono tutti presenti. Non vedo i portiere, però non vedo Dinella e nemmeno sicuramente si sono allenati ieri e i prossimi allenamenti lo faranno con il mister Aurelio Gaspari, preparatore dei portieri. Sempre la partitella in famiglia,
In porta ci abbiamo Johnny Pierrucci, che reduce da una settimana di malattia. C'è anche Matteo D'Ottavio, c'è Matteo D'Ottavio e c'è anche Daniel Ucci. Ecco la gara, c'è la partitella in famiglia, si sono suddivisi in due gruppi.